Purtroppo sul 53 a 50 abbiamo avuto un paio di minuti in cui Matera ha preso in mano l'inerzia della partita con un paio di giocate di bravura, una di Reciano e una di Vico. Hanno scavato un solco alla fine del terzo quarto e da quel solco lì, da quel break, abbiamo tenuto ancora 2-3 minuti a 10 lunghezze e non siamo più riusciti a riprenderci. Ecco, qual è stata un po' la chiave della partita vista dalla tua parte? Sicuramente il fatto che non siamo riusciti ad attaccare come volevamo, molti meriti a Matera che ci ha tenuto su un quarto di campo, ha sporcato tutte le linee di passaggio, ha rallentato la circolazione di palla e ci ha lasciato dei tiri da tre punti che erano tiri fuori ritmo, quindi la bassa percentuale tiro da tre punti credo che sia dovuta soprattutto alla bravura della difesa di Matera e a un pizzico di non bravura nostra nel fare le cose con un timing migliore e una precisione maggiore. Se interpreto bene le tue parole, quindi parecchi meriti da parte, dai parecchi meriti anche alla squadra di casa. Molti meriti alla squadra di casa per l'atteggiamento che ha avuto per 40 minuti, ma qualche merito anche a noi, comunque qualche segnale positivo anche per quanto ci riguarda, perché là nessuno era stato in partita così tanto, addirittura avanti a 3 minuti dalla fine del terzo quarto in seguito ad un tecnico, e poi purtroppo il palazzo è entrato completamente in partita, si è scaldato molto l'ambiente e proprio in corrispondenza del loro miglior momento e non siamo riusciti a resistere a quest'onda che ci ha un po' travolto, però è una cosa che ci può stare in trasferta contro un avversario così forte, così quotato, e insomma speriamo che ci serva per il futuro.